Requaro, 22 novembre 2009. Sì. Marco Nuvola, segretario della Venerabile Confraternita di Gnocchi Pula Fioretta. Molto onorati. Che ci racconta la storia qua. Sì, della... siamo il co-organizzatore assieme al programma. Queste foto sono delle montagne spaccate, proprio il luogo fisico che è sopra San Quirico. Qui c'è il viale d'ingresso, il ponticello, lì si vede la fenditura. Qua siamo all'interno delle montagne e c'è la visita, si può visitare anche con, salendo fino sopra. È gradita anche la lingua veneta, sta che è piacere, eh? Sì. Anzi, più gradita. Ok. Andiamo a vedere questi. Siamo di qua. Qua è tutto foto di Requaro Terme. Abbiamo voluto fare delle foto dove di luoghi misteriosi del Requaro. Sotto alcune foto delle didascalie di Umberto Mazzino, tratte dal libro di Umberto Mazzino, che venerdì scorso è venuto a presentare il suo libro qua. Ecco qua abbiamo fatto alcune foto della leggenda della montagna spaccata, quando Giordano ha tentato di rincorrere Etele, si è spaccata la montagna, è scesa una cascata e sta fermata. Questa fase quando Etele si è scomparsa improvvisamente verso l'alto, e qua è la casa di legno dove viveva. Esatto. Quasi indica tutta la leggenda che abbiamo visto oggi il musical, che sarà anche questo in YouTube inserito vicino a questo, spero. Queste sono due foto dei boschi di Requaro Terme, dove si può sentire la presenza degli anguane e di salvamento. Oh, qui è la stagione sia d'estate che di invernale, qua. Esatto, però d'estate abbiamo le fonti termali per scoprire l'acqua curativa. E d'inverno abbiamo il Requaro 1000, che è dove ci sono impianti di salita, squanti sciare. Sì, 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 che mia la neve adesso. No, presto. Ancora no, però ha fatto una nevicata, però sopra i 1000 metri. Quello lì si chiama il laghetto del Creme, che è un laghetto che si forma quando si sciolgono le nevi, normalmente non c'è, quando resta asciutto. No, no, d'estate c'è poco niente, si sciogli, quando si scioglie le nevi. Sì, sì, sì. Vabbè, è un bel prato, esatto. Sì, che c'è una conca. Ecco qua come si può vedere, questa qua è una foto fatta nella valle dell'Occo, qua a Requaro Terme, come si vede che c'è presente. Misterioso. Il mistero. Sì, questo qua è il manifesto della Regione Veneto, che è l'organizzatrice dell'evento, che ha incaricato le Proloco di organizzare le manifestazioni. È il primo festival, come dice anche la mostra, lo spettacolo. Dimentichiamo Halloween e leggende importate sono proprio leggende tipiche del territorio dei nostri nonni, dei nostri avi. Certo. Vedo sempre la montagna spaccata, e quando gli anguane andavano di notte a lavare la nissia, lavare i panni nel torrente. No, l'acqua è scarno. Lì si può intravedere la presenza di Salvanei, che Salvanei erano delle piccole entità che andavano a fare i dispetti in casa sul fuoco, sul fuoco del camin. Ecco qua c'è un'altra leggenda di Requaro, che è la leggenda di Etele, è molto simile a quella di Etele, però ha qualche differenza. Sono dei tramonti, lì c'è un laghetto. C'è il fotografo, l'abbiamo detto prima qua. I fotografi siamo in tre, sono io. Il nome? Nuvola Marco, un mio amico che è il presidente della Venerabile Confraternita Eugenio Prezzo, e poi la Marinella Fragrasso, che è qua presente, che fa parte del club artisti requaresi. Signora. Facciamo una digressione sulla fotografa, allora si presenta. Marilina. Il ragazzo. Hola. Adesso c'è un po' di calore. Un po' di fuoco. Avevi anche un laboratorio fotografico? No, queste abbiamo fatte stampare. Ancora la camera oscura. No, ma abbiamo mandato stampare. Questa qua è una casa che era Requaro, è la casa dell'alchimista, che inizio Novecento, fine Ottocento, inizio Novecento, viveva a Requaro e curava le genti con le erbe, era molto conosciuto, dove i medici di base non riuscivano a curare le genti, lo mandavano da questa persona che era l'alchimista. No, ma adesso non capisco.
possono vedere delle ombre a sera che fanno figure strane, sagome strane tra gli alberi. Quindi immaginiamoci 20, 30, 50 anni fa i nostri nonni cosa potevano vedere. Senza illuminazione. Senza illuminazione di notte da soli. Senza fare gli spaventi. Esatto. Un'età abbastanza, vedete? Salvanei e Anguane. Magari uscivano da qualche amico, da qualche locanda. Ecco, l'acqua è una ricorrente delle foto perché appunto le anguane erano le ninfe d'acqua, erano le dee dell'acqua, e quindi abbiamo voluto Arrecuaro, Arrecuaro è famoso per l'acqua, sia curativa sia per quella che viene imbottigliata. Che adesso è della Nestlé, vero? Fa parte del gruppo Nestlé. Mi voleva fare tanta pubblicità, ma ho ritrovato alla Nestlé che è svizzera. Quindi là da lavorare quanta gente è stare qua? Adesso sono sui 150 circa, nei momenti di massimo splendore, negli anni 80 erano anche 800 nel periodo estivo quando c'erano i stagionali. Esatto. Sono un po' veloce sta riprese, ma uno si aggancia al fermo immagine riuscirà a godersi qualcosa. Qui sono gli alberi che fanno delle figure strane, quindi immaginiamoci una volta con il buio. Immaginarsi, sì. Qui le anguane li andavano di notte con la luna piena, ballavano, danzavano. Bello. Abbiamo riportato. E cos'è il filò? Ecco, tutte le leggende, una volta che non c'era la televisione, si raccontavano nel filò, e c'erano di solito i nonni o le nonne che raccontavano ai bambini e alle persone. Quindi immaginiamoci al lume di candela nella stalla a sentire le leggende dei nonni, dopo andare a letto era difficile per addormentarsi. Immagino, o magari era il sibilo del vento sul tetto, che non era brutto tempo fuori. Siamo arrivati in fondo? Sì, esatto.